Un salone boutique elegante e raffinato, capace di collocare potenti yacht, espressione della più elevata tecnologia in un contesto unico e ripetibile, le tese dell'arsenale. La prima edizione del Salone Nautico di Venezia è indubbiamente espressione dell'arte navale nella storia, dall'antico al contemporaneo, dalla serenissima alla cantieristica digitale. Le barche devono essere vendute, la vetrina esclusiva offerta dalla città, nel suo cuore più sacro, deve essere un volano per lo sviluppo ulteriore del comparto e delle artigianalità ad esse connesse, ancora vive in laguna e in Italia. Ma al contempo è un'occasione per accedere a Venezia dall'acqua, dal mare, seguendo un approdo naturale per una città che vive sull'acqua. Prima è quella di far vendere barche alle industrie. Le industrie sono quelle che non solo fanno barche, ma hanno un indotto in Italia straordinariamente importante, perché fanno lavorare le falegnamerie, gli artigiani, tutto il nostro design. Qui c'è una tesa dove ci sono molti architetti importanti, studi di architettura famosi, che fanno vedere la progettazione nautica, cioè come funziona, quali sono le loro idee, i loro progetti, e la raccontiamo di fronte alla Biennale, la Biennale Arte, che è senza tema di discussione la mostra di arte contemporanea più importante al mondo. Per cui l'idea che ci sia l'arte navale non è per dire, è proprio esattamente così. Chiaramente tutto questo cammina sulle gambe delle persone che amano il mare, e chi ama il mare lo difende, chi ama il mare lo rispetta. Dicono che un bravo marinaio è quello che di fronte a una tempesta riesce a tornare in porto. Il vero marinaio è quello che in quella tempesta non si trova, perché sa che il mare è sempre più grande della barca che ha. E questo rispetto, questo rapporto che noi abbiamo da sempre, il mare ci ha difeso per generazioni, per secoli, e il mare, dicono che le città che toccano il mare toccano il mondo, lo mettiamo a disposizione dell'Italia. Per cui per la nostra industria, per i nostri artigiani, ma anche per i nostri commerci, per le nostre trattative internazionali. 120 espositori dei marchi più prestigiosi della cantieristica internazionale, centinaia di proposte che mirano la sostenibilità. Muoversi in acqua deve essere un atto d'amore per il mare che va rispettato. Tante le soluzioni ibride, tra queste un prototipo di imbarcazione pensata per il trasporto pubblico, grazie all'applicazione di un meccanismo che riduce emissioni inquinanti e rumore. Il trasporto pubblico nel giro di qualche anno sarà solo elettrico, e successivamente anche i privati dovranno dotarsi di mezzi idonei, e per muoversi in città ci sarà la prenotazione. A Marghera stiamo trasformando gli oli fritti, che sono il peggiore inquinante del mare, peggio della plastica. Lo stiamo trasformando in additivo, cioè un inquinante altamente inquinante per il mare diventa un valore di ricchezza, e la stessa cosa succederà e deve succedere per le plastiche, altro grande nemico del mare e dell'ambiente marino. Questo lo fa chi va per mare. Mostra mercato di natanti di vari segmenti, ma anche degna celebrazione dell'arsenale. Le passerelle su piattaforme che permettono di camminare in mezzo al bacino militare offrono un'esperienza insolita. La fluida continuità tra i padiglioni delle corderie e le tese vi rappresentano quella visione unitaria di arte contemporanea e navale che si interseca con gradevole efficacia. Gli archi d'acqua che annunciano l'arrivo delle galee vittoriose all'ingresso dell'arsenale suonano in armonia con le giganti mani di Queen.